Una serie di emendamenti presentati al Senato al decreto enti territoriali in discussione questi giorni. Ad illustrarli e presentarli ovviamente la senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane. Si tratta di un decreto omnicomprensivo che prevede norme nuove sull'organizzazione in generale degli enti locali. Nell'articolo 11 in particolare, presentato dal sottosegretario Paola De Micheli, per risolvere alcune questioni legate alla ricostruzione dell'Aquila, ci sono cose buone, ha spiegato la senatrice, ma anche una serie di strafalcioni che correggeremo con questi emendamenti. Alcuni emendamenti riguardano anche la ricostruzione dei beni ecclesiastici e i precari. Questi strafalcioni verranno corretti grazie agli emendamenti che ho presentato. In più, con gli emendamenti cerco di risolvere anche altre emergenze, per esempio legate al recupero e alla ricostruzione dei beni ecclesiastici, legati ai contratti dei precari, sia del comune che dei comuni del comprensorio, e con gli emendamenti istituisco le cosiddette white list e l'albo reputazionale delle imprese. Insomma, sono tutti emendamenti molto positivi che peraltro sono stati concertati con il tavolo delle istituzioni e delle categorie. Mi auguro ovviamente che il governo e i relatori diano pareri positivi e nelle prossime giornate andremo a fare battaglia parlamentare.